problema del rapporto nella popolazione scolastica tra bambini immigrati e bambini italiani è ormai un problema dirimente. Abbiamo conosciuto governi di diversa estrazione politica che a riguardo hanno tentato di dare degli indirizzi molto chiari sul principio della equa distribuzione di questi bambini all'interno delle scuole pubbliche italiane, anche nel rispetto di un decreto presidenziale, il 394 del 1999, che a riguardo non è davvero da eccepire perché appunto sta a stabilire il principio analogo della distribuzione equamente ripartita dei bambini immigrati e dei bambini italiani nelle scuole. Il punto è che le strutture territoriali e scolastiche non hanno mai visionato queste circolari e tantomeno hanno lavorato su queste circolari per concretizzarle. Quindi sono sorte in Italia delle anomalie. Abbiamo fatto gli esempi di Roma, di Milano, di Torino, di Firenze, di Prato, di Vicenza in questa conferenza stampa e stiamo continuando a lavorare per mettere in luce queste degenerazioni. E in queste degenerazioni non c'è spazio per l'integrazione culturale e sociale tra le famiglie straniere e le famiglie italiane. Questo è il dato più allarmante. Talvolta questi atteggiamenti sono stati presi dalle istituzioni scolastiche per incapacità, talvolta per distrazione, talvolta per un malinteso concetto di autonomia scolastica che invece dovrebbe essere applicato, così sancisce la legge, soltanto ai percorsi formativi e didattici. Talvolta c'è invece stato un pregiudizio ideologico, perché alcuni direttori e alcuni dirigenti scolastiche hanno ululato alla luna di paradisi presunti, utopistici, multietnici, dove, guarda caso, pian piano nel corso del tempo non c'è stato più spazio per un'etnia, quella italiana, per cui le scuole si sono trasformate in ghetti o in istituti per stranieri, invisi anche agli stranieri stessi. Ormai contiamo a decine le famiglie indiane e cinesi in modo particolare che si stanno recando, trasferendosi dagli istituti per stranieri realizzati da questi direttori scolastici e dirigenti scolastiche ideologizzate, in altre scuole dove ci sono presenze cospicue di italiani, perché chi affronta dei sacrifici economici, attraversa continenti ed oceani per venire nel modello occidentale, non vuole stare, non vuole introdurre il proprio figlio in un istituto per stranieri, in un ghetto.